Ciao, allora eccomi qui con un mini Barbie Galore di alcune cose che ho trovato in edicola. Allora, abbiamo il magazine Barbie Fantasy di ottobre, interamente dedicato alla magia del delfino, il nuovo film che non uscirà in DVD, ma sperando che ce lo mandano comunque in TV. Allora, adesso vediamolo un po'. Allora, c'è questa card promozionale dei nuovi prodotti Barbie distribuiti da Original Marines. Ovviamente se andate sul sito Original Marines c'è tutta la linea. Il magazine è appunto, come ho detto, dedicato a Barbie e la magia del delfino. Lo vediamo velocemente. Allora, qui ci mostra il Barbie e il suo cavallo, cioè il nuovo spot. Qui ci sono alcune immagini del film, non ve lo faccio vedere nel caso non vogliate spoiler, quindi direi di andare avanti. Qui è caduto tutto, ma va benissimo così. L'ho saltato in modo che non ho spoilerato nulla. Qui c'è una pubblicità della casa di Malibu. Degli adesivi ancora a tema Halloween, che non so cosa c'entri visto che è di novembre, ma va bene ugualmente. Poi qui ci sono i delfini, il mondo Dreamtopia, il continuo della storia che salto per non spoilerare nulla, il coloratù. Qui ancora siamo in tema Halloween, la posta. E nel prossimo numero, che in edicola il 20 novembre, possiamo trovare la penna bacchetta magica con la tua rivista Fantasy, mentre il 20 dicembre il tutù e il 20 gennaio le ali da fatina. Vabbè, regali proprio utilissimi, mamma mia. E questo è il camper. Poi vediamo la sorpresa. Questi sono i delfini Gemma, i tre delfini e questa conchiglia. Il magazine, se lo volete, costa 5,99. Riesco a montarla? Vabbè. Vediamo se riesco a... Va bene, no? Non la facciamo dopo, meglio. Comunque contiene questi due adesivi morbidi di Barbie, proprio appunto per personalizzarla. Questa conchiglia è fragilissima, non vorrei fare la fine del cavallo. E poi questi bellissimi delfini. Questo viola è molto carino. Questo tutto arancione, tutto brillantinoso. Che poverino, qui proprio l'hanno ammazzato gli occhi perché proprio non si vede talmente i brillantini che ha e che perde. E poi questo qui, questo secondo me è più carino. Poi passiamo ad altro. Allora, sempre in edicola c'erano loro. Le uniche due arrivate e le ho prese anche se non sono del mio segno perché una è l'Ariete e una è il Leone, però le ho trovate molto carine e le ho prese e costavano 1,99. Questa è dell'Ariete, la scatola, vabbè, nulla da dire, il logo Barbie, il segno zodiacale dell'Ariete, consigliata dai 3 anni in su, qui ci sono tutte scritte in giapponese. Non so come mai siano arrivati in edicola. Erano qui. Allora, qui arriva la Barbie che vediamo se riesco a metterla a fuoco. Praticamente è stampata molto bene Barbie, se riusci penso che riusciate a vederla adesso. E, il viso è fatta molto bene, molto carina e ha questo
vestitino verde stampato sopra e ovviamente si può apporre questa così. Ecco qui, può apporre questa e con una stellina molto carina. Questa è dell'Ariete. Poi abbiamo il leone. Sempre la stellina. Allora, è identica all'altra, solo che il abitino sotto è di colore giallo. Ah, le braccia qui non si possono muovere, sono fisse, rigide proprio, quindi possiamo solo apporre il vestitino. E queste sono le due Barbie, molto carine, comunque sono identiche anche nel taglio e tutto, cambia soltanto il segno zodiacale e il colore. Molto carine comunque. E per finire, sempre in edicola, non so come siano arrivate, ho trovato lui. Lui è praticamente del introvabile Tommy, perché proprio io non l'avevo visto da nessuna parte e quando l'ho visto sono rimasto di stucco e l'ho pagato 9,90 euro, che comunque è un buon prezzo. E allora, vediamo un po'. Qui abbiamo Barbie Club Chelsea, la serie di cui fanno parte questi piccoli, consigliato da 3 anni in su. Sempre l'immancabile e insostituibile blister. Dietro c'è uno sfondo di un giardino con il sole, le nuvolette, i gelati, i fiori e quant'altro. E dietro, vabbè, Barbie Chelsea Club e le solite avvertenze. Adesso lo deboxeremo. Finalmente ho trovato Tommy, l'avevo cercato comunque veramente tanto e quando proprio avevo perso le speranze l'ho trovato, l'edicola dove vado sempre. Allora, è veramente molto carino, può alzare le braccia come Chelsea. La maglietta è con righe verdi e bianche, ha una macchina fotografica stampata sopra. Un pantaloncino marrone e delle scarpette bianche. Il viso è fatto in questo modo, il taglio di capelli è uguale a Ken. La cosa che mi piace è che comunque abbia gli abiti entrambi fatti di stoffa, quindi non stampati come di solito fanno con Chelsea, che hanno la maglietta stampata e il pantalone stampato lui. È tutto vero. Quindi è molto carino. Bene amici, se questo video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo presto con nuovi video. Ciao!